situazione delle case popolari nelle Marche accade che spesso sono avvantaggiati le persone residenti straniere, perché hanno magari un numero di bambini più elevato, perché magari abitavano in condizioni igienico-sanitarie non adeguate. Ebbene, io in questi anni più volte ho cercato di modificare la normativa andando a mettere una norma che dicesse: se un cittadino è residente da più di 2 anni in un comune deve avere un premio aggiuntivo, perché è giusto che quando una famiglia, anche a Ostravetere, che magari per più volte ha provato il bando e per più volte non è riuscita a entrare, ma da anni vive nel territorio, vive la comunità, si impegna nel suo territorio a essere una persona onesta, è giusto che questa persona abbia la casa popolare. E questa battaglia noi la porteremo avanti fino in fondo contro una sinistra che fa dei favoritismi. Voi lo sapevate, ad esempio, che una famiglia italiana in una casa popolare, in base al numero degli abitanti, deve avere un tot di metratura. Ecco, allora voi dovete sapere che se per una famiglia la metratura è previsto 30 metri quadri, nel caso del ricongiungimento familiare di residenti extracomunitari è consentita una riduzione della metratura.